Grazie di aver accostato. Di nulla. Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa. Capisco. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? Ha l'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Vada verso est. Arriverà dritto a Little Hope. Allungherà di poco il tragitto. Ancora quel gettone lo consumerai. Da quanto tempo non bevi? Pochi giorni, saranno 3 mesi. Bravo. I primi 90 giorni sono i più duri e intensi. So che non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. È la strada sbagliata. Tutto bene, è solo una deviazione. No, non va bene. Adesso calmati, è tutto ok. Ti prego, ehi. John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. Smettila, James! Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio! Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Sei ubriaco? Ma che sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare! Non sto esagerando, lo sai! Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica... Ripeti questa storia da anni! Piuttosto mi preoccupa Megan. Cosa avrebbe Megan? Non ho notato niente. Cosa vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene. Non scherzo, Jane. Ti preoccupi troppo per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma non mi dire. Hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia, io famiglia. Non lo definirei nulla. Mi servirebbe una mano. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto non sia dura per me. Non sei l'unica persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Non hai il momento. Non stasera. Non è il momento. Tania è in ritardo. Sta capitando più spesso. Tania è sempre in ritardo. No, non è vero. Solo da quando frequenta lui. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta. La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini.
Ehi, piedona, vedi di non rompermi il disco, capito? Ehi, adesso smettila di fare lo stronzo e dalle tregua. Va bene, madre superiora. Ma non capisco perché la difendi. Accidenti. Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Come andiamo? Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continuano a litigare da quando gli è entrato papà. E per cosa stavolta? Papà ha bevuto. Chi l'avrebbe detto? Ormai non fanno che litigare, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi. Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. Nella vita precedente sarà stata un marine. Perché è così arrabbiato? Stasera è ancora più insopportabile del solito. Che rompipalle. Qualcosa che non so? Ehi, Dennis! Ehi! Non ora, sono impegnato. Ehi! Smettila di fare la scema! Oh! Che spavento! Mi hai fatto paura, tesoro! Vi ho sentiti parlare di me. Non ora, Megan. Mi piacerebbe fare il bagno in pace. Mi serve una pausa da questo manicomio. Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Sai come sono, peggiorerei le cose. Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Mi chiedo perché le stiano sempre addosso. A proposito dell'argomento, nobile cavaliere, dov'è la principessina? Megan si trova di sopra. Potresti parlare con lei? Se non hai altro di meglio da fare. La cerco io. Devi tenere d'occhio tua sorella minore. La mamma è in pensiero per lei. Tranquillo, pa. Tania è andata da lei proprio ora. Provaci tu a gestire una famiglia così. Anche il diavolo in persona non riuscirebbe a non dare di matto.
Ehi, Tania! Sei di sopra? Come sta Megan? Non so, non l'ho ancora trovata. Ehi, fate silenzio. Sto cercando di dormire. Ecco, hai svegliato la bella addormentata. Beh, pazienza, cerca Megan. Calmo, ci provo. Fammi un favore. Niente urla per qualche minuto. Vorrei un po' di pace in questa casa. Già. Fortunatamente porti tu la pace. Dammi a sentire, umorista. Oggi non è giornata. Comunque, che cos'era quel chiasso? Stavo solo cercando Tania e Megan. In bocca al lupo. Megan è una vera peste. Anthony! Dove cavolo sei? Anthony, si può sapere dove sei? Anthony, mi sto arrabbiando sul serio! Anthony, se non mi rispondi... Forse hai ragione sulla mia famiglia. È tutto vero. Tania! Che succede? Quella peste mi ha chiusa fuori! Sto congelando! Adesso ti apro, lascia stare Megan! Aspetta! Merda! Megan! Sei dentro! La cucina sta bruciando! Che cazzo succede? Megan! Mamma! Dove siete finiti? Anthony! Aiuto! Aiuto! Anthony! Ehi, quassù! Che cosa diavolo ci fai là sopra? Ero chiuso nel solaio. Vai dal balcone! Anthony, aiuto! Respiro.
Won't you spare me over till another Salve. Il mio benvenuto. Non ci siamo ancora conosciuti, se non mi sbaglio. Non importa. Questo è il mio personale archivio. E io sono il curatore, il custode di queste meravigliose storie. E oggi ho un racconto davvero speciale in serbo. Thank you.
Inquietante, vero? In realtà non c'è nulla da temere. Questa particolare storia non è ancora stata scritta. È stata solo abbozzata e le scelte dei protagonisti la completeranno. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. Quel che è fatto. O forse no. Comunque, è meglio pensare al futuro. La vita è un'ombra sfuggente, no? Quello di cui sto per narrarvi. È un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Sono infinite le direzioni verso cui sarà possibile incamminarsi. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta nella speranza di giungere alla verità e all'esito che abbiamo desiderato. Come nella vita, ogni decisione conta. Le scelte del singolo influiranno su tutti. Questo era l'inizio della storia. Quale immane tragedia. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Cosa scegliere? Ragione? Sentimento? Meglio seguire la testa oppure il cuore? Non c'è risposta giusta. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio, per quel che vale, è: sii sempre fedele a te stesso. Ma io sono qui soltanto per annotare gli eventi, non per aiutare. Si suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito, apparentemente. Ma d'altra parte, apparentemente, mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Ah, ancora un'ultima cosa, prima che ci separiamo. Vi sono immagini in Little Hope che, se trovate, mostrano squarci di un possibile futuro, qualcosa destinato o non destinato ad accadere. Se usate, saranno di grande aiuto. Si celebra un funerale, vedo. Ci vediamo. A presto. Ah, quanto mi piace un buon funerale. Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita per l'eternità nell'abbraccio caritatevole di Dio.
Dov'è Daniel? Non lo trovo. Non lo so. Invece di perdere tempo, perché non mi dai una mano? Lui invece come sta? Non sembra così grave. Forse ha battuto la testa. Ok, prof. O devo chiamarti dottore? Prova a chiamare i soccorsi. La polizia o qualcun altro. Ho già provato, ma posso riprovare. Ehi, Andrew, amico, come stai? Dove siamo? Che è successo? Ci siamo ribaltati, ma stiamo bene, solo tanta paura. Se lo dici tu. Non mi ricordo di nessun incidente. Forse sei sotto shock. Potresti anche avere una commozione. Riprenditi con calma. Rimani qui. Aspetta. Telefono del cazzo, non funziona! Come non averlo? Ok, non agitarti. Troveremo un altro modo. Merda, il mio telefono. Ci siete lassù? Ehi, Daniel, sei tu? John, grazie al cielo. Daniel! Taylor, come stai? Sto bene. Bene anche noi, se vi interessa. Tutto a posto laggiù? Sto bene, non ho niente di rotto. Ehi, John, perché siamo andati a sbattere? Non lo so. L'autista ha sbandato per evitare un ostacolo sulla strada. Tra l'altro è lì con voi? No, non lo vedo. Strano, non è neanche quassù. Ce la fate a risalire qui? È molto ripido. Qui sembra ci sia un sentiero. Grande, seguite il sentiero. Vi porterà sulla strada. Ci ritroviamo là. D'accordo, a dopo. Ehi, Taylor, mi daresti una mano a rimettere in piedi Andrew? Aspetta, non ricordo nulla. Tu chi sei? È tutto ok. È soltanto la botta. Io sono John, il tuo professore. Eravamo sul pullman per una gita, ma qualcosa è andato storto. L'incidente non era in programma. Beh, andremo in cerca degli altri e di aiuto. Consideralo una specie di test di crescita personale. Davvero una bella squadra. Ho fatto un sogno. Sembrava reale. C'erano fiamme ovunque, era cupo. Con quella botta hai fatto un bel viaggio. Gli altri sbucheranno da un sentiero che dà sulla strada. Ci troveremo lì. Troviamo un accordo. Perché abbandonare il pullman? Tanto vale aspettare. No, perdiamo soltanto tempo. È molto meglio raggiungere gli altri e andare insieme in città, alla ricerca di aiuto. Dov'è l'autista? Dovrebbe essere tornato. Avrà fatto l'unica cosa sensata. Cercare aiuto in città. Hai ragione. Andiamo, ti seguo. Mi dai ragione? Prima troviamo aiuto e prima torniamo a casa. State indietro, ok? Non pensavo che l'autista potesse scaricarci senza avvisare. Non si renderà conto. Sarà sotto shock. Ma ha una responsabilità, siamo i suoi passeggeri. Non può andarsene. Non posso crederci, che roba è? Sembra sia uscito da un film dell'orrore. Beh, non hai tutti i torti.
Ne ho già visti parecchi nei libri. Ti proteggono dagli spiriti malvagi. Cavolo, questa è davvero una notte da incubo. Caso la conosci? Little Hope? No. Beh, non mi sembra. Dovreste conoscerla, invece. E perché dovrebbe interessarmi? Seriamente, è una città ricca di storia, molto affascinante. Dimmi, come mai sei così esperto? Si dà il caso che sia un docente. Io leggo libri, non come voi due. Ehi, hey Einstein, tutta la cultura che mi serve è in questo smartphone. Beh, non è poi così smart senza segnale. Sono felice di vedervi, finalmente. È andato tutto bene? Certo. Il panorama ci ha distratti. Ve la siete presa con tutta la calma del mondo. Ero preoccupata. Lo immagino. Il cancello è chiuso. Qui non si passa. Cerchiamo in giro. Ci serve qualcosa per forzare il cancello. Dici che può andare? Pronto? Io spingo da questa parte. Pronti. 3, 2, 1, vai! Sì, è proprio così che bel si lavoro, fa! Bel lavoro, ragazzi. Qual è il piano? Andiamo in città e cerchiamo aiuto. Sai se c'è una città? Siamo vicini a Little Hope. Sembra proprio un bel posticino. Curiosamente, Little Hope ha un passato oscuro e affascinante. Ok, prof, risparmiaci la lezione. Questa città fu teatro di vicende terribili. Che tu non vedi l'ora di raccontare. Il tuo atteggiamento inizia a infastidirmi. Finora mi sono trattenuta. Posso fare peggio? Sii più gentile. Non costa nulla. Interessante, detto da chi continua a parlare di Taylor. Che cosa hai detto di me? Ti fai difendere dal tuo fidanzato? Dovresti imparare a farlo da sola, cara. Non voglio sprecare fiato con te. Finiamola, ok? Queste tue provocazioni non sono d'aiuto. Tu non ti mischi. Stiamo solo sprecando tempo. Possiamo muoverci, per favore? Secondo te è una buona idea andare in città? Io penso di sì. Prima ero d'accordo, ma adesso ho dei dubbi. Quindi che vuoi fare? Che ne dici se torniamo insieme al pullman? Ok. Sono sempre convinto che sarebbe meglio se rimanessimo uniti. Secondo me ci ringrazierai quando fermeremo un'auto e verremo a prendervi. Vi siete persi? No. Siamo ancora qui. Aspetta un attimo. Quello che sta succedendo non ha senso. Perfetto. Oltre l'orgoglio ti manca anche l'orientamento. Che vorresti dire? Che ti sei perso. Non è possibile. Non so dove vuoi andare a parare, ma ora abbiamo problemi più urgenti. Daniel! Ehi, che attenta. Fai?
Basta cazzate, voglio sapere che succede. Noi due andiamo insieme. Ma tutto questo è ridicolo. Non mi dire. Ma come? Io mi sono allontanata. Siamo in trappola. Siamo bloccati. Io non capisco. Infatti, siamo andati nella direzione opposta. Quindi, perché siamo tornati indietro? Va bene, facciamo una prova. Andiamo tutti insieme. Siamo arrivati da quella parte e da quella parte dovremmo tornare. Cerchiamo di rimanere il più possibile vicini. Nessuno si allontani. Procediamo in fila indiana? Ok, ok, arrivo. Devo ammettere che è strano, in effetti. Più che strano. Visto? L'avevo detto. Ho cercato di spiegarvelo. Siamo in trappola. Siamo bloccati. E va ora bene. Stiamo calmi, per favore. Sicuramente c'è una spiegazione razionale. Forse siamo morti nell'incidente. Già, teoria interessante, ma nessuno qui è morto, ve l'assicuro. Sapevo che sei un esperto di scrittura creativa, non di metafisica. Lo so io chi vorrei morto. La colpa è solo tua, della tua gita del cazzo. E ora siamo bloccati a Little Hope. Stai veramente esagerando. Non potevo sapere che avremmo avuto un incidente. Non puoi darmi la colpa. Non dire cazzate! Vacci piano con le parole. Sto facendo del mio meglio per capire, proprio come te e come tutti gli altri. Mi dispiace. Non so cosa succeda, io... non riesco a capire. Come dici tu, siamo finiti in un incubo. Tranquilla, andrà tutto bene. Troveremo il modo di uscirne. Se a qualcuno viene in mente un'idea migliore, si faccia avanti. Forse non è reale. Andiamo via da qui. Non ho bisogno di riflettere. Potete scegliere la squadra di football. Ma che cazzo? Ma la smettete di parlare. Non è così che troveremo aiuto. E neanche una via d'uscita. Ha ragione. Metterci a litigare non è di nessun aiuto. Collaboriamo come una squadra. Grazie. Ok, usiamo la testa. La nebbia si trova tra noi e il pullman. Però non c'è nebbia tra noi e la città, perciò andiamo da quella parte. Non riesco a capire. Perché allontanarsi dal pullman? Non c'è niente sul pullman che possa esserci d'aiuto. In città troveremo gente, un telefono o qualcos'altro. Mi spiace ammetterlo, ma ha ragione. L'unica cosa è provare ad andare in quella maledetta città. A me sta bene, direi. Mi abbandoni? E dove vai? Forza, seguiamoli. Finché non capiremo, rimaniamo uniti. Quando hai detto che potremmo essere morti, pensi che sia possibile? In TV spiegavano che il cervello continua a funzionare anche dopo. Sai... la morte. Lascia stare. Sono teorie campate in aria. Questo posto non mi piace affatto. Si beve senza documenti.
Non sono sicura che sia una grande idea. Proviamo a entrare. Potrebbero avere un telefono. Vado dentro a dare un'occhiata. Ok, veniamo anche noi. Senti, perché non andiamo con loro? È chiaro che c'è qualcosa tra noi. Angela lo sa. E dobbiamo parlarne proprio ora. Come se non avessimo problemi più urgenti a cui pensare. Anche questo è urgente. Almeno per me lo è. Ma Angela, lei ha dei sospetti. Sa tutto. Le hai spifferato di noi due? Ovvio che no. Neanche una parola. Beh, me lo auguro. Non sopporterei che venissi a saperlo. Ne parlerebbe tutto il tempo. Non sono ancora pronta a ufficializzarlo. Ma presto sì, promesso. Come posso farti capire che sono quello giusto? Devo essere sicura di potermi fidare di te. E che non mi abbandonerai. Dovremmo andare dagli altri. Restiamo qui tutta la notte o entriamo? Mila, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Che cosa? Ha visto la nebbia là fuori? Non è normale. Sì, stasera è fitta altro che... Così fitta che noi siamo bloccati. Sì, so cosa si prova. Perché? Scusi per averla disturbata, davvero. Abbiamo appena avuto un incidente in pullman qui vicino e siamo ancora un po' scossi. Siamo decisamente scossi. Infatti sembri confuso. Sono Vince. C'è uno specchio? Con meno di 20 anni di polvere addosso. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. E qui se cambia idea. In effetti non mi farebbe male. Non mi sembra il caso di bere ora. Non è il momento migliore. Va tutto bene. Ho solo questo ormai. Perché da queste parti? Little Hope non è più quella di un tempo. Lei cosa ci fa qui da solo? Se vive qui, avrà un buon motivo. Giusto? Sì, certo, le mie ragioni. Ne vuole parlare con noi? È uno di poche parole. Sembra in vena di chiacchiere. Lasciamolo in pace. Passa gente strana di qui. Perché si comporta così? Ha qualche rotella fuori posto. Ma è innocuo, ha solo bevuto troppo. Diamo un'occhiata. Deve esserci qualcosa di utile qui in giro. Chi cerca trova. Sta in un mondo tutto suo. Ehi, un vecchio bersaglio. Ai tempi sapevo il fatto mio. Resta, gioca pure. Io do un'occhiata in giro.
ombelicale per quel coso. Bella. Almeno io cerco una soluzione, tu. Faccio giusto due tiri e poi pensiamo seriamente a come andarcene da qui. Prova con un doppio facile. Non sono nato ieri, Daniel. Vado per il doppio 20. Ok, sai il fatto tuo. Che classe. Vado per il triplo 20. Dopo questa serata è quasi un tiro da Olimpiadi. Non c'è freccette alle Olimpiadi. Un vero colpo da campione. Hai fatto meglio di Taylor. Torniamo alla ragione per cui siamo qui. Non sa dirci nient'altro su Little Hope. L'alcol mi ha dato la testa. Ora basta, mi ascolti? Calma. Non serve agitarsi. Cosa? Ti ho già detto quello che volevi. Senta, le stiamo solo chiedendo una Voglio tornare a casa. Mi sento in trappola qui. Beh, anche io, credimi. Mi ricordo cosa successe qui. Chiusero tutte le fabbriche. Non posso crederci. Sembrano quasi i nostri parenti. Questo posto ha una grande storia.
Ehi, di qua. Andiamo via e... Avete sentito? Sì, ho sentito qualcosa. Ha sentito anche lei? Andiamo. Qualunque cosa fosse, proveniva da fuori. Sicuri che uscire da qui sia una buona idea? Non c'è niente di utile. È meglio proseguire. Buona fortuna. Spero che troverai quello che cerchi. Sembra arrivi dalla città. Sbaglio, quel vecchio ci ha chiusi fuori. Era strano il nonnetto. Sì, ha qualcosa che non va. Chi è che verrebbe in questo postaccio per fare il pieno? In che senso? Un cattivo presentimento. Ce la faremo. Questa nebbia è decisamente strana. Non è naturale. E questo che cosa diavolo è? È molto simile a quello che ha trovato Taylor vicino al pullman. Secondo John, ti proteggono dagli spiriti. Come gli è venuto in mente? Non lo so. È un professore. L'avrà studiato. E sono curioso di sapere che significhi. Non voglio sapere altro, grazie. Scusami, non ti ho spaventato, vero? Non so cosa sia peggio, cioè... Cosa? O la tua curiosità morbosa? Non sono superstizioso, ma
quello che succede con la nebbia. Meglio raggiungere gli altri. Non voglio perdere altro tempo con queste oscenità. Mi spiacerebbe accelerare il passo. Ehi, puoi venire qui? Che c'è? Ho visto qualcuno nel bosco. Io non vedo nessuno. Ti dico che c'era qualcuno. Sono più che sicuro. Scusa, ma non ci credo. A nessuno verrebbe in mente di andarsene in giro a quest'ora. D'accordo. Sarà meglio raggiungere gli altri. Ehi, voi! Dobbiamo restare uniti! Che diamine! Hai sentito? Che accidenti è! D'accordo, va bene. Adesso ho paura. Chi sei? Chiunque tu sia, non è divertente. John, dove sei? Daniel? Taylor? Dai, John, dove sei? Non sei divertente! Ehi, aspettateci! Che cos'è? Ehi! Vieni qui a vedere. Che cosa accidenti sarebbe? Non saprei. Chiedere il vostro nome. Come ti chiami? Vi prego, come vi chiamate, signora? Angela. Io mi chiamo Mary. Con le mie mani. È uguale a quella che avete accanto. Vi andrebbe di giocare con me? Giochiamo. Giocate con me. Che stregoneria è mai questa, Mary? Non ho fatto nulla. Modera il tono. Ti conosco bene, signorina. Perderai la benevolenza del reverendo quando scoprirà la tua promiscuità col maligno. Torna indietro! Ci sono
sono delle persone, sono al falò. Che cosa? Ma non c'è nessun falò. Le ho viste anch'io. Vi sentite bene? Questo posto è malato. Qualunque cosa fosse stata, adesso è finita. Tu non capisci. Non sai cosa abbiamo visto. Non capisco. Cos'è successo di preciso? La bambina uscita dalla nebbia ha parlato con noi. Forse la nebbia potrebbe avervi confusi. Siamo sotto pressione. Ma quale pressione? Ho visto chiaramente una bambina ballare davanti a me. Ha detto di chiamarsi Mary. Era identica alla bambina del sogno, ma parlava in un modo strano. Non so neanche se fosse di qui. Anche a me i suoi modi parevano strani. In che cosa ci siamo cacciati? Questa Mary voleva farti del male? No. Non credo volesse farmi del male. E ora? Possiamo soltanto dirigerci verso la città. Mi prendi in giro? Hai un'idea migliore? Certo che no. Bene, questa situazione è precipitata in fretta. Nulla è nocivo a dosi moderate, eppure... quanto possono essere ingenui questi mortali. Siamo abituati a rallegrarci con noi stessi al risveglio da un sogno tormentato. Forse accade lo stesso anche... dopo la morte. Nei numerosi viaggi della mia vita sono stato testimone di molti eventi. Ho visto e sentito varie credenze e affermo senz'altro che vi era in ciascuna un po' di verità. Sembra che questa povera gente sia minacciata da forze del tutto inesplicabili, come ombre che si agitano nel bosco, spiriti del passato e una bambina che è forse in pericolo. A meno che non sia lei il pericolo. Ma dove eravamo rimasti? Angela ha qualche difficoltà a convincere Taylor a confidarsi. Beh, evitiamo i pettegolezzi. E che dire di John? Sembra che incarni l'autorità. O magari rappresenta qualcos'altro. E poi c'è Andrew. Mi sembra leggermente confuso. Potrebbe essere la botta in testa. Sono molto colpito. Sono state prese decisioni che si riveleranno preziose. Tuttavia altre potrebbero rivelarsi poco felici. Poi quell'uomo nel bar... non è stato di grande aiuto, anzi, parecchio scortese, devo dire. La sua mente è torbida, o così pare. Bene, Little Opera chiude in sé qualcosa di misterioso e potrebbe celare dei pericoli. Ma è ora di andare. Forse la nebbia si disperderà. Bisogna trovare l'autista. Il modo di parlare di quella bambina era strano, quasi incomprensibile. Da come si esprimeva, non sembrava fosse di qui. Più che altro direi che sembrava venisse da un'altra epoca, più che da un'altra zona. Non esagerare.